Siamo alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo per presentare il fuori mostra della mostra Helen Frankenthaler, Dipingere senza regole, il fuori mostra in Toscana. Si tratta di una mostra dedicata a un'artista, una donna, è già la terza mostra che il Palazzo Strozzi dedica a una donna. Abbiamo avuto Marina Abramovic, Natalia Ganciarova, e adesso abbiamo appunto Helen Frankenthaler. La prossima, anche questa sarà una donna, e sarà Tracy Emin. Quindi un'attenzione particolare che Palazzo Strozzi ha al mondo femminile. E questo fuori mostra ci porta in Toscana, ci porta nei diversi luoghi legati soprattutto al contemporaneo. In Toscana non ci sono opere di Helen Frankenthaler al di fuori di quelle presenti nella mostra, ma è un'occasione per ripensare anche al contemporaneo in Toscana, che sta sempre assumendo più maggior rilievo, e al museo Gucci, Piazza della Signoria, abbiamo il video che abbiamo realizzato appositamente, più di 11 minuti di video attraverso spezzoni e altro, e testimonianze proprio dell'artista su quello che è stato il suo lavoro. E questo video è esposto sia a Strozzi che al museo Gucci. L'occasione è davvero straordinaria, perché quest'artista, che negli Stati Uniti soprattutto è famosissima, deve essere portata anche all'attenzione del pubblico italiano. Basta vedere quelli che sono questi meravigliosi colori, questa sua capacità, e poi il concetto di dipingere senza regole. Una donna che è riuscita a passare, a andare oltre quelle che erano le regole stabiliti in un mondo soprattutto maschile dell'epoca, in cui per le donne così affermarsi era estremamente difficile, ma lei l'ha saputo fare con energia e con determinazione, e oggi possiamo vedere le sue opere straordinarie.